io sono quello che leggete qua sotto, sono Davide Michel Morelli, sono un freelancer e mi sto occupando della realizzazione di bot, per intenderci. Okay. Il numero che vedete qua è segnato per provare i bot su WhatsApp, non è perché vuole fare figo e vedete sotto il numero di telefono. Qua se qualcuno se lo segna e poi facciamo delle prove. Ok? Non lo fate di notte perché sennò suona il cellulare. E poi io richiamo per intenderci, sono abbastanza cattivo da richiamarvi. Anche alle 4 di notte. Ok? Allora. Avete segnato il numero di telefono? Sì. Sono indietro? Sono davanti. Facciamo subito una prova. Prendiamo due persone a caso. Chi si offre volontario? Dai, non siamo a scuola, ragazzi, mi sembra che so, uno e due. Tu gli mandi un messaggio con WhatsApp, quindi mettetevi tutti e due. Aspetta, non ho fatto in tempo scrivere. L'avete scritto, sì. Dai, no, quelli. Stavamo parlando. Dai, qualcun altro che si offre? Va bene, dai. Come si usa WhatsApp? Mettetevi nella... Allora, prima di tutto, per funzionare il WhatsApp bot, voi dovete avere il numero di telefono nella rubrica. Se no non potete scrivere. Va bene. Allora, che due persone inizino a scrivere pizza. Perché? Perché per la presentazione ho fatto due tipi di bot. Ok, come... per i bot in Telegram, Facebook, Skype, Slack, qualsiasi altro. Invece sono i bot che rispondono a determinate parole, intendeci, no? Fanno seguire un flusso all'utente, e quelli che interpretano cosa dice, cosa chiede l'utente. Ok? Perché hanno dietro, sono dietro legate a Dailyflow, Wheat, Watson DBM, quelle robe lì. Pizza è uno di quei bot che fa le domande e aspetta le risposte dell'utente e intercetta quelle che si chiamano parole chiavi. In questo caso è pizza. Se qualcuno, se un due di voi scrive pizza, sì, già scritto, inviate. Esatto, la risposta. E ha risposto. Cosa ha risposto? Ha risposto, ok, per favore inserisci le pizze che vuoi ordinare, poi le bibite in uno o più messaggi. Quando è finito l'ordine scrivi ho finito, senza le doppie apici. Vai, in un nuovo messaggio. Vai, prova. Vado? Vai, prova. Allora, pizza. Margherita. Due. Tanto non ve le porto. No. Allora, ma che testi è se non arriva la pizza? Voglio la pepita di pollo. La parte di io. Devo pizza, non è una lista di niente. Da Omegna viene. Arrivano freddi. Ho finito. Io l'ho fatto anche da un po', da un paio di minuti e non mi è arrivato niente. Da costare una pizza, solo perfetto. Stai rispondendo tu così? No, no. Ecco perché. Controlliamo che sia tutto ok. Quindi il domicilio. Ha finito. Chi ha rinnovato? Allora, via me sono un po' rimasto. Fa niente, ragazzi, non è quello. Sta impazzendo il tempo. Siamo interrotti. Ok, adesso non mi risponde più. Sicuramente adesso non mi risponderà perché aspetta, si sta creando il cellulare. Riavvia il cellulare. Che ho fatto prima le prove di tutte le cose, sono rimasti dietro tipo 200 notifiche. E adesso sta rispondendo. Appena il mio cellulare si riprende andiamo avanti con le prove. Vabbè, hai fatto le prove di carico. E non ha risposto a domicilio. Ho fatto sia a domicilio che. Sì, perché poi si sta riavviando e. Adesso vi spiego anche perché non vi ha risposto. Ok? Perché non vi ha risposto? Devo spiegare un po' più. Allora, i bot di solito si usano sempre delle piattaforme, sono sempre basate sulle piattaforme Messenger, Telegram, Skype, si collegano a
messaggio, Telegram, Skype, Slack, e di solito WhatsApp non viene mai nominato. Perché tutti dicono, non ci sono le API. Ok? Che è anche vero che non ci sono le API. Facebook non ha mai rilasciato le API di WhatsApp. Questo però non vuol dire che non esistono gli strumenti per realizzare dei simili bot, okay? Che andremo a vedere stasera. Però attenzione, non si tratta di bot evoluti come quelli che potreste creare con MiniChat, ChatFu, FluXO, Ammanina, programmazione da zero, quant'altro. Sono bot molto limitati, che però possono rendere molto bene. Perché tutti noi abbiamo WhatsApp sul cellulare, è più facile che uno abbia WhatsApp che Facebook sul cellulare. Okay? E in fin dei conti si tratta più di risponditori personalizzati che WhatsApp, che veri chatbot. Ce l'ha, si è spenta sulla cena. Via via. Sì, via via. Bravo, bravo, bravo. Ok? E non sto parlando di WhatsApp Business, perché Facebook ha fatto uscire WhatsApp Business, in cui WhatsApp Business, quando voi per la prima volta contattate l'utente di WhatsApp, lui vi risponde con un messaggio intervenuto. Non è la stessa cosa. WhatsApp Business finisce lì. Vi saluta, grazie di averci contattato, e finisce lì. Ok? Per funzionare ci servono tre, minimo ci servono tre cose: un cellulare Android, un'applicazione che si chiama Autoresponder for WhatsApp, che sarà il vero cuore di tutto, e un'applicazione che si chiama Mac Android. Okay. Mi dispiace, per i possessori di iOS, ma sta cosa sotto iOS non si può fare. Ok? Vi pregherei di non fare quelle religioni iOS e meglio di Android e quant'altro. Ho 43 anni, sono troppo vecchio per queste stronzate. La citazione, secondo me, che la vita l'ha capita, perché il film è stata presa. Ok? Non avete iOS? Mi spiace, non c'è. Si può, perché iOS non può. Ok? Ora, perché ha risposto a qualcuno e non ha risposto ad altri? Perché il giochino di WhatsApp si basa sulle notifiche. Ok? Se parte la notifica, autoresponder, MacDoid, partono loro, anche loro. Se la notifica non viene visualizzata, non riesce la notifica in alto, ti hanno scritto, il giochino crolla, perché tutto si basa sulla notifica. Alla fin fine, autoresponder WhatsApp e MacDoid intercettano la notifica e rispondono alla notifica. Autoresponder con WhatsApp risponde alla notifica. MacDoid, prendendo la notifica, può fare di tutto, ok? Stasera non abbiamo il tempo, ma potrebbe anche prendere i dati dell'utente via WhatsApp, fare una mail, allegare qualcosa e spedirla. Tutto per marketing automation, stavolta. Questo è Autoresponder for WhatsApp. Questo è il link diretto. Ok. Ora, non sapendo se riuscivamo a attaccare o meno il cellulare, alla fine vi faccio vedere una cosa preso direttamente dalla pagina. Come vedete, lo faccio vedere qua così almeno si vede. Il funzionamento è semplice. Qui dice, ricevi una notifica A, mi rispondi con hi, how are you? Thanks, mi rispondi con you're welcome, e bla bla. Qua ricevi info, mi rispondi con questa roba qua. Ok? Per un autoresponder come quello della pizza, in cui non c'è da collegarsi a Dialogflow, ok, autoresponder è gratuito. Nel caso voi doveste collegarvi a Dialogflow per far interpretare la domanda e quindi darvi una risposta sensata, dovete pagare autoresponder a un costo eccessivo di 9,99. Ok? Veramente eccessivo. Autoresponder è il vero cuore di WhatsApp. Rispondere al posto nostro, e al momento si può collegare solo verso Dialogflow, non ci sono altri collegamenti possibili. Ho chiesto all'autore per tre volte se per caso in una prossima versione, visto che siamo a 0.8.8, avesse intenzione di permettere il collegamento verso siti terzi. Si dice in che modo ti devo rispondere, ti rispondo in quel modo, esattamente come fa Dialogflow, intendoci. Per tre volte ho glissato la domanda. Ho chiesto a un'azienda terza, scusa,
quanto costerebbe rifare Dialogue Flow? Mi ha chiesto 15.000 euro, ho detto Dialogue Flow, scusatemi, quanto costerebbe rifare autoresponder con WhatsApp? Mi ha detto, minimo 15.000 euro, mi tengo Dialogue Flow e basta. L'altro è MacroDroid. MacroDroid, a differenza di WhatsApp, di autoresponder for WhatsApp, è quello che fa partire delle macro. Per intenderci, adesso proviamo a vedere se non ce l'ho da parte. No, se scrivo io. Mettiamo anche la... Scusate, avrei portato con voi. Accendi. No, oggi invece guarda è... Bravo. Bravo, ok, vediamo se funziona. Devo aver disattivato. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vediamo un po'. Eccolo qua. MacroDroid, che adesso vi faccio vedere un po' sopra, si divide principalmente in nell'elenco delle macro, nell'aggiunta delle macro, i settings e i templates. I templates sono, se dovete fare il macro sempre uguali, templates, no? Mi spiace, non sono riuscito a fare delle foto. Non so dove sono, no? Un secondo, vediamo una cosa. Mi suona. Oggi mi ce l'ha, c'ha voglia di non suonarmi. Questo non mi ce l'ha. Oh, tramite MacroDroid, simpatia. Cosa potete fare? Anche lui intercetta delle notifiche di WhatsApp e può far partire tutto quello che è successo sul cellulare, da altre notifiche, a mail, alla suoneria. In questo momento non so perché, ma tipo fino a 30 minuti fa funzionava, grazie a Android. Quando si guarda pizza suonava. Questo perché? Per indicare al pizzaiolo, guarda che qualcuno ti ha scritto che vuole una pizza, per intenderci, ok? Ora, facciamo un altro esempio. Scrivete due persone, basta, per favore, se no minimo al cellulare. Scrivete hotel spazio bot, che è quello legato a invece ad Airflow. Risposto. Sono un po' fake. Mi sa che sono più di due persone. Mi ha avuto lì. Hotel bot, non motel bot. C'ho una fatica ore io. È hotel. Io mi reso 4 stelle, insomma. Meraviglioso. Se provate a scrivere, non so, hotel spa, o avete una spa, o c'è una spa, vi risponderà correttamente. Okay. Perché? Perché si è collegato a Dialogue Flow e ha risposto. Una cosa da prestare attenzione quando si fa nei bot con WhatsApp, visto che si basano sulle notifiche, è quella che se siete all'interno di una chat con qualcuno e quello vi manda un messaggio, ovviamente la notifica non parte e il bot non parte. Okay? Quindi se state cercando di realizzare un bot per WhatsApp e state facendo una prova, non state sulla chat, perché sennò fate come me che perdo un'ora per capire perché il bot non partiva quando ero io che sbagliavo. Quindi non state mai sulla chat. Ok, sembrerebbe finito ma non lo è. L'unione di WhatsApp e MacroDroid ci permette anche, scusate, c'è un terzo programmino da scaricare, anche MacroDroid a pagamento, però mi sembra che costi tipo 3 euro, alla fine stiamo spendendo 12 euro. Ok, non è un non sono prezzoni prezzacci da centinaia di euro, per intenderci, 12 euro e vedere tutto. C'è un terzo programmino da scaricare che mi sono messo, non ho dimenticato qua di inserire, che si chiama Auto Input. Questo sempre per Android, funziona solo sempre sotto Android. Questa terza applicazione simula il click
dell'utente. Ok, quindi cosa fa? Se avete bisogno di, non so, di premere l'icona di spedisci la mail, ok, tramite macOdal gli dite usa auto input, fate partire auto input, fate arrivare auto input a dove c'è, premi il bottone. L'ultima operazione che deve fare auto input è premere il bottone per inviare la mail e poi uscite. In automatico auto input ripassa macOdal che aveva chiamato l'ID corretto da premere, ok? Perché funziona così sotto Android, ci sono tutti questi ID. Ora provate a scrivermi uno solo. Partite, anzi venite qua, scusatemi. Chi è che viene? Dai, alla lavagna, uno alla lavagna. Grazie. Siete partite? Sì. No. Aspetta, metti così il cellulare. Allora, tu hai fatto partite, vai. Vediamo se funziona. Vedi che mi ha aperto WhatsApp. Un po'. Funzioni. Ti è arrivato? Eccolo, avete visto? Ah, perché era Milanino, così era Inter Bologna, era quello stesso. Grazie, puoi andare. Forse in fondo l'avete visto, ma praticamente cosa è successo? In questo testo Inter delle partite l'ha preso da un'applicazione, da una piattaforma che ho realizzato io insieme ai miei collaboratori, che è Ticket Tag. È una vendita dei biglietti dello stadio, no? E allora lui cosa ha fatto? Si è collegata alla piattaforma, ha tirato giù un testo, l'ha messo su WhatsApp, ha aperto WhatsApp, ha fatto il copia e incolla del testo e ha simulato l'invio. Ok? Questo cosa vuol dire? Non solo che da Dialogflow potete andare a prendere le risposte, potete anche, una cosa un po' più complicata, ma ce la fate. Se volete fare, andare anche ad interfacciarvi con piattaforme terze che vi devono restituire il testo della risposta, perché non c'è un'analisi in JSON, XML e quant'altro. Mi dai la risposta e io ti scrivo la risposta, ok? Però ce la potete fare, quindi potete collegarvi a piattaforme terze. Dovete fare, che ne so, il controllo della linea, se è giù o sul il server dell'ufficio o del cliente. Avete la vostra bella piattaforma di controllo collegata via API, il vostro cellulare fa la chiamata API, la chiamata API risponde, il cellulare apre il WhatsApp e gli risponde a chi l'ha chiamato. Io e lui non ci conosciamo, io non avevo il suo numero di telefono in rubrica, non ce l'avevo, quindi cosa fa? Ha preso e ha risposto. Il giochino, questo giochino qua, si basa su una simile API che WhatsApp ha messo a disposizione, che è quella quando voi avete un sito web e cliccate su l'icona di WhatsApp che in automatico vi apre WhatsApp con un messaggio che è api.whatsapp.com. Mm-hmm. Ok, se voi lo fate da cellulare dove c'è il WhatsApp, ovviamente vi apre direttamente WhatsApp con il messaggio passato. Ok, quindi alla fine mi servono tre programmini per farlo, che sono WhatsApp, ho trasformato quello WhatsApp, macOdal e questo auto input. Poi ce ne sono n altri che sono autotask, per intenderci, che si collega a, insomma, ad autoresponder, e anche lì potete fare una miriade di cose. Ok, sotto Android vi potete sbizzarrire, però come vedete non sono bot nel vero senso della parola come siamo abituati a usare, ok? Però li simulano molto bene, per intenderci, specialmente se legate da Dialogflow. Se non volete installarvi auto input, intenderci, Dialogflow a sua volta vi permette di connettervi a una terza piattaforma, quindi potreste passare da Dialogflow per connettervi alla vostra piattaforma che in automatico risponde. Ok, interpretate, che ne so, è giù la mia linea B52, Dialogflow prende la domanda, prende linea B52, ripassa la vostra piattaforma risponde e Dialogflow risponde ad autoresponder, che a sua volta risponde al vostro utente. Ok? Carino. Come cosa è carina. Ora non so quanti marchettari ci siano qua dentro,
tranne te che avevo capito. Però questa autoresponder for WhatsApp e Macroid in ottica marketing funzionano alla grande, perché l'utente vi scrive, voi in automatico potreste prendere l'utente, i dati dell'utente, tramite Macroid scrivergli una mail, iscriverlo a un altro bot, metterlo su un Google Sheets, farci veramente di tutto. Okay. C'è un unico problema. Siamo in un limbo di usabilità. Okay. Se si va a leggere le termini d'uso di WhatsApp, sono a maglie talmente larghe che una riga ti scrive lo puoi fare e la riga sotto non lo puoi fare. Ok. Lo WhatsApp ha sempre, barra Facebook, intendici, ha sempre fatto chiudere siti esterni che simulavano WhatsApp, per intenderci. Ok? Esistevano delle, tra virgolette, API di WhatsApp gestite da terzi, ma in verità erano un accrocchio di cose e simulavano WhatsApp in un modo un po' strano. Funzionava, per funzionare, però non erano legalissime. Ok? E infatti l'ha fatta chiudere, c'erano 3 o 4, l'ha fatta chiudere tutte. In questo caso siamo ai limiti, anche perché in verità voi non state usando nulla che sia fuori dal vostro smartphone. Autoresponder su WhatsApp funziona sul vostro smartphone. Non state inviando messaggi a persone che non conoscete, perché per funzionare qualcuno vi ha contattato voi. Ok? State molto attenti a non spedire informazioni commerciali non richieste, perché lì se vi becca WhatsApp vi disabilita l'account. E se avete un'azienda così, cambiare tutti i numeri di telefono di tutti i contatti su WhatsApp è un po' alto le scatole. Però rientriamo sempre nel limbo del si può fare o non si può fare, fin quando non ci dà qualcosa a WhatsApp facciamolo, per intenderci. Ok. Io avrei finito la presentazione, anche perché non siamo riusciti a connettersi. A connettere questo qua, io vi faccio vedere solo così. C'è la luce così. Se possibile, spegni un attimo il. Lo vedete nel cellulare così, no? Perché no, c'è la luce, giusto? È troppo piccolo. Comunque. Ok. Se lei può camminare con il biglietto centrale. Li metti qua. Questo è Macroid, 3 colori. Macroid funziona su l'evento, cosa deve succedere, le azioni, cosa devo fare, e le condizioni, devo farlo, ok? L'evento è successo, devo fare queste azioni, ma solo se queste condizioni sono vere. Se non ho condizioni, l'evento è ovviamente vero. Ad esempio, ho messo questa qua, ma non suonava, e non so perché. Io a quello della pizza, non avete capito che adesso non funziona, e poi l'ho fatto qui a modo da non disturbare attivo. Le ho detto, quando mi arriva un messaggio su WhatsApp con pizza, ritiro e la parola fatto, lui dovrà suonarmi. Questo perché? Perché quando arriva pizza deve avvertire il pizzaiolo che qualcuno gli voleva una pizza, e quando aveva fatto ritiro finito, domicilio fatto, doveva suonare un'altra cosa per dire guarda che qualcuno ha finito di ordinare la pizza. Ok, questa roba qua praticamente era una cavolata, perché in Macroid dicevi le 3 notifiche sono queste qua, quelle rosso, suonami. Ok, se vi faccio vedere le azioni di Macroid permette di accedere a tutto il telefono. Che ne so, potete far partire un'applicazione, potete interromperla, potete fargli fare la foto, il tipo qualcuno vi ruba il cellulare, mi mandate un messaggio WhatsApp, fai la foto e quello prende e fa la foto di quello che vi ha rubato il cellulare, no? Potete anche dire, dimmi dov'è, il famoso cerca il mio cellulare, ok? Lo potete anche fare, tramite Macroid, c'è la posizione e quant'altro. O cattura uno screenshot. Io direi che i miei 20 minuti sono passati, e se qualcuno ha domande, aspetta che mi risposta lì, dimmi. Ok,
Le applicazioni richiedono il root? No, scusatemi, è vero, scusa, c'è ragione. Ne, non dovete... Sapete cosa vuol dire rootare il cellulare? Non vuol dire rootare un po' così? Scusate, non volevo. Non... Ci ho fatto il posto. Qualcuno sa, non sa cosa vuol dire rootare, fare il root del cellulare? Ok, allora, quando voi comprate il cellulare, vi viene dato Google Standard, o comunque è sopra al massimo avete una versione della grafica tipo l'Xiaomi, la sua MIU qualcosa, Samsung se la rifà un po', però Google sotto è quello standard, intenderci, no? Rootare il cellulare vuol dire permettere di andare a fare delle operazioni che l'utente normale non può fare perché io divento l'amministratore del cuore del cellulare, ok? Questo però più delle volte invade la garanzia, perché probabilmente prendendo talmente tanti permessi potresti perfino formattare i dati del cellulare, no? Quindi non parte più niente e quant'altro. Quindi più delle volte, se voi comprate un Samsung e provate a fare il root del cellulare, ci riuscite. Se non funziona più, Samsung dica, sono fatti tuoi, mi paghi n centinaia di euro per rimettere il posto cellulare. Le applicazioni di cui abbiamo parlato oggi, MicroDrive, Autoresponder, così, non richiedono il root del cellulare. Si installano tranquillamente, si scaricano da Play Google Standard e non richiedono nulla che non sia abilitato all'utente standard del cellulare. Intendaci. Come... Come emulatore, WhatsApp è installato come all'interno di un emulatore su un PC? E lì il problema è riuscire a beccare le notifiche. Ok. Perché, ripeto, il giochino è tutto sulle notifiche. Se la notifica non ti parte, non funziona. E intenderci, caso dell'altro giorno, ho preso uno Xiaomi Redmi 5A, Note 5A e non funzionava. Autoresponder fu WhatsApp e non riusciva a intercettare la notifica. MicroDrive sì, autoresponder fu WhatsApp no. Ok? Perché? Perché la MIU ha qualcosa sul risparmio energetico che va a interferire con le notifiche. Ok, l'emulatore di WhatsApp è un po' la stessa cosa. Potrebbe anche non passare correttamente la notifica e quindi non venire intercettata. Okay. Fate conto, questo qua è un Samsung di 2 anni fa, costa 200 euro. Ok. Se dovete fare autoresponder per la vostra azienda, 200 euro li riprendete un attimo, qualche mese, per intenderci. È un costo... Non mi chiedo i 1200 euro di un Samsung S9, per intenderci. Abbiamo fatto la prova con un altro del coworking, dove sono io, il login, e aveva un cellulare da 100 euro, funzionava perfettamente. Ok? L'unica è attenzione a quelli che hanno la loro veste grafica che ribalta un po' tutto Google e gestiscono le notifiche in un modo diverso dallo standard e quindi potrebbero anche avere problemi. Ok? Lui? Sì, volevo sapere se esiste qualche applicazione per smistare le notifiche su dei terminali. La domanda è quanto può scalare un sistema di questo tipo? Dipende dal tuo cellulare. Dipende dalla scala. Non esiste applicazione per smistare le notifiche? Allora, te la potresti creare, per intenderci, potresti dal cellulare con MicroDroid prendere e far partire le notifiche da altre parti, notifiche su Telegram e quant'altro. L'unione di autoresponder con MicroDroid ti apre un mondo di possibilità. Ok, MicroDroid apre veramente un MicroDroid insieme a AutoInput e a, adesso vi dico anche il nome corretto che è l'altro, insieme a Task, si chiama così, ok? Vi permette veramente di apre un mondo di possibilità di gestire qualsiasi cosa. Okay? Però comunque sempre solo un cellulare, non puoi allinearne, per esempio se è legato un numero di telefono. È perché WhatsApp è legato a un numero di telefono, intendeci, non puoi. Non è legato a un bot come Telegram, che se è legato al server di Telegram che smista su un bot. E che tu stai chiamando il tuo chiamando questo cellulare con quel numero. Non ti risponde, prima non ha risposto a pizza perché il cellulare era spento, quindi la notifica non partiva, ergo non mi viene intercettata dall'altro rispondere con WhatsApp. Ok. Scusami, come faccio questa cosa qua alla fine per cercare di aumentare la popolazione target che potrebbe chiamare il tuo bot? Per quello stiamo usando WhatsApp alla fine, per riuscire ad allargare la platea. Immagina per esempio una funzione di help desk, quindi una funzione che magari
è in grado di servire un'azienda, quindi non stiamo parlando di 5 persone, stiamo parlando magari di 600-700 per fare in modo di fare dei savings, no? Perché uno fa la botta, no? Fare in modo che tutti gli impiegati ce l'abbiano. A quel punto mi chiedo, è vero che poco fa lui ha fatto, era allineato sulla mia domanda, cioè la scalabilità di questa cosa. È vero anche che WhatsApp c'è anche su, forse puoi aprirlo anche su un desktop, no? Sì, vuol dire però che se io lo apro sul desktop e non lo apro sul telefono, questo è già la prima risposta. È anche vero che potresti fornire più numeri, potresti fare delle dirette. Sì, ma il tuo discorso fare in un punto. Sì. Se io fornisco più numeri di WhatsApp, ok, vuol dire che dall'altra parte sto cercando qualcuno. Cioè, se tu mi scrivi e io azienda ti fornisco più numeri di WhatsApp, vuol dire che dall'altra parte ho n persone con WhatsApp attivo e quindi non ho un bot. Il bot è avere questo che risponde per n persone, non avere n persone che rispondono. Ma quelle non sono n persone, sono n cellulari attivi. Tu potresti avere n cellulari aziendali che sono fermi lì soltanto per fare quel lavoro lì. Certo, allora in quel senso sì. Però sai, dipende quanto. Soprattutto dipende quanto è grande l'azienda. La scalabilità dipende dal se hai un 8 core di processore, 4 GB di RAM, guarda che... Hai fatto degli stessi test su un cellulare per capire quanti ne puoi gestire? Sul mio ne gestisce, nel senso, adesso non ho testato alla grande, nel senso, però una ventina di connessioni le fa. Prima è andato in cranio perché quando ero in co-working continuavo a fare le prove su partite, pizze, quindi mi apriva e mi chiudeva. Poi con MacroDoider avevo fatto anche che mi faceva aprire una notifica pop-up quando qualcuno mi scriveva, quindi praticamente io mi stavo facendo fare di tutto e sotto li facevo anche spedire dalle mail, ma capisci che se più è le cose che li fai fare e più ovviamente il cellulare dopo un po', non è che stiamo parlando di un computer che ha 4G, che ha 4 GHz di processore. Potresti anche dedicare un numero per ogni intento che volendo, no? Certo, un numero che fa solo quello, un numero che fa solo l'altro, un numero. In questo modo qua sei in grado di capire anche come bilanciare un po' il carico. Sicuro. Perché altrimenti perché fare WhatsApp? Cioè il WhatsApp io lo uso per estendere la platea, se non lo riesco a fare sono fregato. Sì, ma WhatsApp, il bot di WhatsApp lo puoi anche usare, ti ripeto, non solo per fare help desk, ma per fare anche marketing automation. Cioè il tipo di qualcuno ti contatta e tu da WhatsApp gli fai le domande del caso. Ok, per prendere i dati, per sapere cosa vuole e per spedirgli quello che sta cercando. Però comunque sei in grado di gestire un certo numero di questi contemporanei. Sì, ma non ti arrivano n contemporanei, non ti arrivano 600 persone contemporaneamente, perché ora che l'utente scrive, qualcun altro già sta lavorando, qualcun altro e non il terzo. Una roba del genere, un po' di tempo fa ho studiato una roba rispetto a come funzionava il televoto di Sanremo. E a quel periodo che hanno rovinato il televoto, cioè quel periodo, anche adesso distruggo il televoto con i gestori telefonici. Quindi c'era un solo numero che usciva e un tot di schede telefoniche che eseguivano i contatti. Quindi un discorso del genere è come ragionare in un'ottica di load balancer in una rete alla fine. Cioè c'è un oggetto che è quello che esce, che è il numero che vai a dare alle tue persone, una sorta di numero verde, ma che viene di nascosto, gestito, di nascosto, magari anche in maniera hardware, non è che sì, assolutamente. Infatti i gestori telefonici funzionano e fanno questo anche di mestiere, centralina, scarico dollari, vengono gestite su n numeri di SIM che vengono comprate in pacchetto. Il problema qual è? Per lo stesso motivo che WhatsApp ti permette di fare questo su un solo numero, facendolo su n numeri diventa ancora più complesso ed esponenziale. Cioè, la complessità che io vedo è proprio dire a un cliente: ciao, c'è questa roba qua che funziona, e vendergliela ad un numero X di euro, che sia gratis o che sia infinito. No, ce la fai, perché tutti hanno WhatsApp in mano e meno Messenger. Se tu al cliente gli vai a dire: guarda che tu puoi vendere i tuoi prodotti direttamente da WhatsApp, o fare non tanto fare assistenza, ma quanto proprio vendere il prodotto, cioè dirgli all'utente: cosa stai cercando? La Fiat 500, bene, abbiamo questi tre modelli, li rispondi con i tre modelli su WhatsApp, hai venduto.
Allora, io sono sicuro di questa roba, però in una matrice SWOT c'è l'opportunità di vendere un sacco di robe e il rischio che ti cancelli così tutto quello che hai fatto prima. Lì è il problema del che sei in un limbo di permessi. Però proprio lì è stato legato a quanto l'hai fatto complesso. Quindi diciamo che puoi mitigare il rischio esatto, col numero oppure diciamo così, cambiando la complessità della commission. Però ti vuoi perdere gli utenti che ce l'hai, per cui... certo. Cioè se hai il boom del primo giorno che lanci questo servizio qui, il resto degli utenti come fai a recuperarlo? Diventa. No, beh, ma quello lì appunto con delle vendite che vanno in Facebook, questo è il problema, cioè. Però con Facebook non ce l'hai questo. Perché comunque ti mantieni, la base utenti la mantieni. Occhio che Facebook comunque non puoi mandare messaggi pubblicitari se non dopo 20, se non mi ricordo se entro dopo le 24 ore e comunque sì, non sì. Troppi messaggi pubblicitari di seguito, sennò sì, se no ti bannano. No, per carità, cioè anche volendo rimandare dopo un mese, però comunque se capita durante questo mese di perdere un tot di percentuale degli utenti, comunque l'hai persa. Sì, certo. Devi mettere in conto che comunque non sono dei veri e propri bot, come scritto lì, sono degli autoresponder. Però ti apro la possibilità, un'altra possibilità. Sì, infatti, poi questo qua infatti lo vedo più vicino, è dato un responder che è in voi a quello che sì, ma infatti adesso ho scritto, non è a livelli di Facebook o Telegram e quant'altro, però nel suo piccolo, fidatevi, a livello di marketing si vede bene. Altre domande, se no... Esatto, un'ultima domanda e il resto dopo. Qual è il limite della capacità di cioè per tecnologia che è esposta? In che senso? Non solo di scalabilità, di applicabilità commerciale, ma a livello di capacità funzionale di risposta. Sono ossia in automatica o sono possibilità di agganciare sulla tecnologia sul digitale artificiale o quant'altro? Dialogflow è l'intelligenza artificiale. Con autoresponder, se tu paghi 10 euro ti puoi collegare al Dialogflow. Dialogflow le insegni a domanda, dai questa risposta e in automatico autoresponder si collega dalla flow e mi dà la risposta. Quindi tu cosa fai? Una regola sola in autoresponder che è qualsiasi cosa ti arrivi passa dal Dialogflow che ci pensa lui e poi tu vai su Dialogflow di Google e gli insegni a rispondere. Ma per noi stiamo facendo altre chat legate ai per ora l'autoresponder funziona solo sotto sotto Dialogflow. Mi ha stata la grande tre volte l'autore e ha detto sì, c'ho voglia. Direi che basta così, spero che vi sia piaciuta, spero di essere andato bene. Grazie. E ciao, grazie.